Perché oggi dietro al mistero ci hanno, con la scusa del mistero, ci hanno sottomessi in tutto e per tutto, rendendoci schiavi dell'ignoranza. Il mistero. Il mistero è qualcosa che cela una verità. E una verità, per essere tale, deve essere. Bisogna toglierci dalla mente questa parolina mistero e capire che tutto ciò che non conosciamo non è altro che responsabilità di una nostra assoluta poca volontà e impegno nella ricerca. Quindi, se noi oggi siamo qui a dire che queste entità esistono, che queste entità proclamiamo con certezza assoluta cosa vogliono, perché vengono e da dove vengono, significa che abbiamo ricercato. Anche se io so cosa sono, anche se so da dove vengono, anche se so determinate cose sulla base delle mie esperienze, delle mie ricerche, ti posso dire che tutto questo non ci interessa. Quindi può anche non interessarci se esistono davvero, ma il messaggio, quello sì, che il messaggio nessuno può dire nulla, perché se noi attraverso questa realtà promuoviamo, divulghiamo un messaggio di pace, amore, giustizia, e lo mettiamo in pratica, qui nessuno può dire nulla, qui nessuno può dire che il messaggio non esiste. Quindi è importante sposare il messaggio e portarlo avanti. E oggi per credere bisogna verificare, sperimentare, ricercare. Nel momento in cui vedi che una cosa esiste, ci credi, ovvio. Ma il discorso qual è? Qual è la differenza da chi crede e chi non crede? Che io posso anche accettare uno che non ci crede, ma non posso accettare uno che non ci crede e ha la mente chiusa alle tematiche di qualsiasi genere, non solo di extraterrestri, di qualsiasi genere. Non è che basta mettersi con il naso lì in su e cercare, è un percorso di consapevolezza, di messa in pratica di quello che loro ti chiedono di operare al servizio della società. Se non rispecchi determinate questioni pratiche nel sociale, è difficile avere dei contatti. Quindi io parlo sulla base del fatto che mi sono reso a loro disposizione e che sposo e metto in pratica il loro messaggio, che è un messaggio che parla di pace, amore, verità e giustizia, dove ci si concentra nel sfamare il proprio prossimo, nel denunciare il male. Sono stato per anni parte di L'Agende Rosse, un'associazione antimafia molto conosciuta, e metto la mia faccia pubblicamente per parlare di questa realtà. E quindi loro, se vedono che una persona si adopera in tutto questo, poi gli dà dei segni a sostegno. Quindi non basta, fosse così facile puntare un telescopio nel cielo per poterli vedere. Devi creare un legame. Quindi bisogna studiare i vari messaggi che ci hanno portato tramite vari contattati, quali possono essere Geno Siracusa, Giorgio Bongiovanni, Menger, che hanno riportato il messaggio di queste entità. Però bisogna studiare, non bisogna soltanto credere o pensare, capisci?